Ok, lo faccio. Oh raga, vi giuro, me lo state chiedendo tipo da 2 anni. Va bene, facciamo Roblox. Non ho idea di che gioco sia, non ci ho mai giocato, per cui... Attenta, Rosita. Probabilmente farò fatica anche a iniziare, ve lo dico subito. Però voglio accontentarvi, quindi proviamolo. Poi magari mi piace. Non lo so. Oggi così, iniziamo subito, senza perdere tempo. Vai su Roblox. No. Ovviamente non l'ho aperto, quanto devo essere deficiente. Perfetto, ragazzi. Ed eccoci sulla schermata principale di Roblox. A vederlo così sembra anche carino. Non so perché, ma mi ricorda tipo i Lego. Però piace a tutti, quindi non lo so. Ho già creato un account Fanksy YouTube Official, perché Fanksy me l'hanno fottuto e quindi mi chiamo così. Per cui entriamo. Non è possibile, non mi ricordo la password. Dai, l'ho creata ieri. Vabbè, ma ragazzi, però ho la memoria di un criceto. Allora, appena entri è già un casino. Ci sono 1.800.000 cose. Il mio cervello non ce la fa. Allora, se io scorro tipo, no, cos'è che abbia? Fortnite Arabo. E si prova subito. Bene, non ho capito. Allora, perfetto, mi sono tuffato. Non serve il paracadute. È fantastico. Forse anche meglio dell'originale. Cosa devo fare? Perché ci sono esplosioni, gente che mi sta sparando. Un attimo. Questo sono io. Non riesco a farvelo vedere. Dopo vi faccio vedere meglio. Ma che capi? Ma che è l'Afghanistan? Allora, io non sto capendo, raga, però... Catano la violenza, un lanciarazzi nel deretano. Ma si può saltare? Vabbè, allora è il gioco della vita. Credevo di poter soltanto correre, per cui mi posso arrampicare. Mamma mia, sento le esplosioni sempre più vicine. Io però non vedo armi. Che cosa devo fare? Solo scappare mentre gli altri mi ammazzano? Bello. Ma perché ho le convulsioni? Raga, non lo so. Proviamo a uscire da questa attività, perché sto avendo paura. Comunque Fortnite Arabo è tra i più popolari, mica pizza e fichi. Broken Bones. Cioè, mi devo spaccare tutto? Proviamolo. Perfetto, c'è anche un mio sosia. Salve, siamo gemelli. Siamo entrati praticamente in questo... C'è gente che si tuffa a caso. Madonna. Fantastico, ci dice anche quante ossa ci siamo... Riepilogo! 18 ossa rotte. Fantastico. Senti, esci, perché veramente oggi, non ci sto capendo nulla. Ma che video è? Dors, me l'avete consigliato nei commenti. Giocaci, che figo! Proviamo, 94%. Avvertimento, questo gioco contiene luci lampeggianti. Cerca la musica! Vabbè, allora, epicità lo stato puro. Suoni rumorosi e jumpscare. Non è per i deboli di qua. Vabbè, allora io posso anche non giocarci. Sono giustificato. Ci sono degli ascensori. Che devo fare? Devo entrare per unirmi? A quanto pare sì. Bene così, ragazzi. Sono proprio contento di aver provato Roblox finalmente. Non sta funzionando. Posso anche cambiare allora, giusto? A quanto pare no. Ehi, ma lei è un figo incredibile. Anche tu, con la maglietta di Batman. Ma perché io non ho nulla? Sono un poveraccio. Sento un rumore. Ehi! Qualcuno ha una torcia, raga. No! Il buio non è bello. Non ti pagano! Mi alloggio! Sono morto! No! Allora, io non esisto! Ascolta, sto guardando questo lampadario, che è molto bello. Raga, sono morto. Peggio che negli horror classici. Madonna, mi fa male il petto di nuovo. Niente! Tua madre è una spazzacamini! Siamo tornati partiti! E dopo jumpscare questa musichetta è più che azzeccata. Che vogliamo fare? Ci fissiamo? Vado a prendere le chiavi. Sento rumori incredibili comunque, raga. Cioè, prima non era così. Ah, bisogna trovare la chiave! Se no col cavolo che vai avanti! Ecco perché sta aprendo le porte. E mo dov'è la chiave, però? Amico mio! Madonna! Non è che se ti chiamo però devi uscire fuori. Grandissimo, l'ha trovata subito. Abbiamo vinto? Possiamo uscire? No! Il buio, abbiamo detto che è brutto. Attaccati a sto grandissimo. Non esisto. Levati dai piedi. Esatto, mi sono levato dai piedi. Dal testicoli proprio. Che cosa? Mi sono levato. Non ho ben chiaro il tutto. Avviso di sfratto. Ma che vuoi? Allora, amico mio, grazie. Mi hai salvato la vita. Ti segue?
anche nella penombra. È andata! Arriva già sicuro! Non ti guardare dietro, avanti! Che cosa? Mi guardi i piedi! Ok, porta numero 30! Voi Hogwarts! Cioè, praticamente qua c'è un misto magia, horror. Grazie che me l'hai fatto capire! Tuffandoti nell'arma... T'attacchi! Però sono morto, mi sa, non ho niente di vita. Che fai là? Oh, uomo, vuoi morire? Non è che in realtà io non dovrei stare qua perché adesso mi ammazza e me lo sta facendo... Sono morto, guarda. Me l'ha fatto capire, ho anche sputato. Sei morto per mano di Hyde, Mr. Hyde, Jackie, Mr... Ho mischiato le cose. Minimizza il tempo durante... Ma anche questo non lo sapevo però! Ecco perché era davanti e mi fissava. Perché lui aveva già capito. Scusami, amico mio! Ok, devo dire che Dors è più carino, tra virgolette, se non fosse per il fatto che sono morto. Proviamo anche questo! È super carino! Possiamo diventare delle scatole e ci possiamo spedire ad Amazon. Va bene, allora praticamente bisogna entrare in questo cerchio e aspettare il nostro turno. Va bene. Bene così, ci siamo! Ragazzi, andando in cita, va bene? Mondo strano, per di là! Quindi noi, in teoria, dobbiamo andare... Ok, hanno invertito il cartello... Sì, vabbè, vabbè, sei deficiente! Raga, è un casino. Mi sa che è un horror, siamo scoppiati! Ma sono io, mi stanno rubando! Mi stanno portando via... Cosa mi volete fare? Non abusate di me, vi prego. Welcome! No, ti prego, ingresso... Mi hanno sentito. I miei blocchi sono caduti. E chi se ne frega? Tutto quello che devi fare è trovarli e rimetterli a posto. Ma perché non te li rimetti? Buona fortuna. Chi sei tu intanto? Allora. Ma che cosa sta succedendo? Perché c'ho una paura che non posso. Allora sento passi, sento suoni, sento versi, sento la qualunque. Che devo fare? Io seguo loro. Come sempre praticamente. Ah ecco, qua ci sono i blocchi. Justin Bieber. Perché è entrato nella scatola? Che succede? Show 76 è stato trovato! Mi fa molto piacere. Quindi c'è un mostro che è quello là di prima, che sembrava tanto carino e coccoloso, che se ti trova ti fa del male fisico. Che cos'era? No! Mamma mia, basta! Mi ha fatto il aereo, sol, no? Che c'è del buco... Che? Madonna! Via! Io sono una scatola! Innocente! No! Siamo calmi, sto gioco mi sta facendo venire l'ansia. Ma scusa, se ci si può mettere sotto la scatola, come fai a essere preso? Cioè, devi essere deficiente. Le ultime parole famose. Ah, Valella, è stato trovato. Ehi, mamma mia. Vai, brava, metti il blocco. Ma dove cavolo li trovate? Ma perché sono l'unico deficiente che non ne trova? Vabbè, raga, basta che fate voi. Trova i blocchi, ho capito, non li trovo. You are so... Capisco. Cioè, gli ultimi tre sono introvabili, praticamente. Non è che c'era il mostro che bisogna scassarlo di botte e glieli rubi. Ma hai fatto cacare in mano, eh. Eccolo lì! C'è il blocco! Vai, piazzali! Grandi, raga! Madonna, siete fortissimi. Buttiamo gli ultimi tre e dovremmo avercela fatta. Vai! Ne manca uno! Ti prego, metti! Madonna, troppo forti! Ok, abbiamo vinto? Che cos'è questo mostro? Genetica... Salve! Un po' strapico, poverino. A quanto pare bisogna trovare... dei pacchi. Mi si è sciolto davanti. Cosa è capitato a questa persona? Vabbè, questo è più easy rispetto a quello di prima. Cioè là non ci ho capito. Mio. Raga, l'ho preso. Sto contribuendo. Vabbè, tutti stanno. Ma io non esisto. Sono nascosto benissimo. Ma che cavolo ha? No vabbè ragazzi, ho un po' dei problemi agli occhi e non me ne sono neanche accorto. Prendo la porta, me lo sono trovato davanti quel bastardo. Ah! Sei morto! Ma va! Non l'avrei mai detto! Per concludere in bellezza ci facciamo un'ultima partita su Fortnite Arabo. Perché questo gioco è tra i popolari? Oh, se seguo te, possiamo trovare delle armi insieme oppure l'unico scopo è saltare come dei deficienti? Tipo cavallette sceme. A quanto pare questo è l'unico scopo. Non mi abbasserai! A quanto pare sì. Ma c'è gente con lanciagranate. Io l'unica arma che ho è il pene. Eccomi, salve, ammazzatemi. Non ci sono io. Madonna, sono fortissimo, sto schivando tutto. Oh, lui è una pippa. Non è una pippa, sono io che...
Oh, le convulsioni, purtroppo. Oh, non c'è neanche un'arma. Ma anche nascosta, schifosa, rotta, che spara Big Bubble. Che cavolo ne so. Non c'è assolutamente un deretano. Vabbè, ragazzi, mi devo necessariamente arrendere. Allora, carino. Devo ancora comprendere alcuni meccanismi. Fatemi sapere se vorreste altri episodi su questo gioco. L'ho portato almeno così siete contenti, visto che veramente me lo chiedete da anni. Consigliatemi eventualmente altri minigiochi da fare, che magari poi la prossima volta proviamo anche altro. Ma prima di concludere, come sempre, vado a salutare Antoplay, Daniele Carta, Bastet e viva il sushi. Confermo. Ciao ragazzi, è il vincitore di oggi Antoplay, grandissimo! E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link dei miei social, Instagram, Facebook e quindi se vi va, seguitemi su Instagram, lasciate un bel mi piace alla pagina di Facebook, iscrivetevi al canale per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Ciao ragazzi!